Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Salvo Pimpos e oggi finalmente siamo su Zolax. Me l'avete detto in tantissimi fan di Zolax e adesso siamo su Zolax. Però io, cioè, non mi fanno paura sti tizi di qua. Cioè, mi ci sono fatto pure la foto. Per me sono simpatici. Vabbè, allora, vediamo gli jumpscare che faranno. Spero che non me ne faranno. Allora, che facciamo? Nuovo gioco. Allora, non ci ho giocato mai, quindi non so che fare. Normale e difficile? Normale, dai, cominciamo con qualcosa di leggero. I want you. For Zolax in Company, Night Security. Praticamente siamo dei guardiani notturni di sto posto di qua. Notte 1, prima degli esami. Dove sono qua? Bello. Guida, vediamo che dobbiamo. Ciao, il mio nome è Bo, sono il CEO di Zolax Inc. Ciao. Benvenuto nella Zolax Incorporated. Abbiamo appena comprato questo vecchio negozio di antiquariato. Alcune delle attrezzature sono fuori servizio. I nostri tecnici cercheranno di ripararle nelle prossime notti. Devo darti alcune istruzioni di base per la prima notte. Nella schermata principale, nell'angolo in basso a destra, c'è Dov'è? un'icona. Se la premi, è possibile estrarre il tablet per monitorare le telecamere di sicurezza. Bassa a È anche destra, possibile ok. passare alla mappa per osservare il sistema sotterraneo. Pure. Nell'angolo in basso a sinistra c'è un altro pulsante in caso tu abbia bisogno di nasconderti. Tieni d'occhio la Pure. camera 13. Gli Perché? scienziati della nostra società stanno studiando queste bambole maledette tutto il giorno. Quindi vedrai Poggy a sinistra con quegli affascinanti denti aguzzi, Lughi nella parte posteriore e Sally la ragazza a destra. Se Sally o Non vedo Lughi niente, però. si avvicinano a te, ti basta nasconderti sotto la scrivania per un po'. Essi possono essere un po' sensibili attorno agli sconosciuti. Inoltre, evita di stare sotto la scrivania per troppo tempo. Assicurati di sapere dove si trovano in ogni momento. Se le bambole sentono che non le stai sorvegliando, possono accadere cose orribili. Basta guardare la tua barra d'energia, poiché tutto ciò che si accende utilizzerà il generatore principale. Tieni d'occhio la camera 15, che è un puzzle quadro antico. Assicurati che tutti i pezzi del puzzle siano al posto giusto. Per qualche ragione i pezzi cambiano di posto ogni tanto. Se ciò accade, correggi i pezzi del puzzle cliccando su di loro finché eventi inaspettati tendono ad accadere. C'è un pulsante rosso sulla scrivania. Se lo premi, è possibile vedere il corridoio di fronte a te. Sto rumore. Ancora una volta, benvenuto nella famiglia di Zolax Incorporated. E arrivederci per ora. Grazie. Nasconditi per non più di 2 secondi quando Sally o Logi sono nelle vicinanze. Inoltre, guarda il buco della fogna di fronte a te. Premi il pulsante rosso sulla scrivania per controllare il corridoio. Perdere tracce di qualsiasi clown li rende più aggressivi pure. Fissare le piastrelle nella camera 15 il più presto possibile. Vabbè. Allora, apriamo il tablet di qua. La camera 13, quello mi ha detto di controllare la 13. La 15, fissare le piastrelle, che sono a posto. Dopodiché, posso chiudere. Di qua mi nascondo e mi ha detto non ti nascondere per più di 2 secondi. Questo che è? Fuori servizio. Meglio così. Questo che è? Fontana. Che c'è? Chi è? Computer. A 15, no, no, fissa qua. Aiuto, al puzzle è qua. No, non sono bravo con i puzzle. Ok, fatto, fatto, esci. Ragazzi, aiuto, non so giocare. Ok, però sembra tutto tranquillo. Qua che c'è il pozzo, andiamo a vedere il pozzo. Ci posso andare nel pozzo? E dov'è? Non ci posso andare. Si cammina, non si... Ah, qua mi nascondo, no, no, non ti nascondo. Che sono sti rumori? Chi è? Che c'è? Mi nascondo. Che c'è? Siamo sulla nave. Perché fa sto rumore qua? La 13, controlliamo la 13. Che c'è? Cambia mappe. Ah, quasi c'è il buco qua. 16, mi sto confondendo. Che cacchio devo controllare? Computer! Dov'è? Dove sono? Cambio mappe. 15. E che puzzle del cacchio. Muoviti. Ma qua è pieno di stanze però che devo controllare prima. Che è? Ragazzi, ho paura. Non mi fate gli jumpscare. Esci di qua. Che fa? Mi nascondo. 13. Camera 13.
Non c'è niente alla 13. Controlliamo il buco qua. Non c'è niente. 7, 8, quello mi... fuori servizio, belli siete. Camera 13, quello mi diceva di controllare. E la 15 per il puzzle. E basta, non è che mi ha detto altro. Controllare il buco di fronte a te e nasconderti. Ma da chi? Che non vedo nessuno. Chi è? Che palle sto puzzle. No, questo qua, questo qua e questo qua. Alla 13 non c'è nessuno. Il pozzo dov'è? Il pozzo è qua. Non c'è nessuno. Anzi, qua la batteria dura un pochino. Cioè, nell'altro vuol dire, come si chiama? In fantasma del circo vuol dire appena usi già si scarica subito la batteria. No. Nasconditi. Ho sentito passi. Però non posso stare nascosto troppo. Aiuto! No, no! Sono le 4. Posso uscire? No, non mi fate jumpscare. Posso uscire? Già sono uscito, però. No, computer! Cambia mappa. La 15, forza, puzzle del cacchio! Smuoviti! È forte, però. Sembra più carino di FNAF. Di Five Nights at Freddy's. Fa. Però, cioè, no, esci di qua. Ancora ti pare che l'ho capito bene. Nel pozzo che ci deve essere? Qua dice di controllare il pozzo. Alla 13 non c'è mai niente. Non so quando mi devo nascondere. Sono le 5, forza che ce l'abbiamo fatto. Forza, sembra facile però. Almeno la prima notte è facile. Vai, scatta. Scatta che sono le 6, forza. Che è, affanculo computer. Perché sempre il puzzle? Dai. E scatta. Porca. Che è sto rumore? Scatta che sono le 6, che ho vinto, forza. Ti smuovi. Smuoviti. Che sono le 6. Quindi. Che è? Oh, ho passato però, ti smuovi che qua sono le 6. No. No, che cacchio sta succedendo? Sento passi. Ma sono le 6, a che ora si arriva qua? Avanti, ti prego, nasconditi. Cioè, ancora non finisce, a che ora si arriva? Alle 8, alle 9. No. Che è? Passato. Finalmente un posto bellissimo. Dove sono qua? Ah, niente, c'è il giorno, è spuntato il sole. Notte 2, ragazzi, ma la notte 2 la faremo in un prossimo video. Cioè, in questo praticamente nella notte 1 non è successo un granché. Bene, ragazzi, oggi salutiamo Rosa Fico, Riccardo Badalamenti e Fabio Esposito. Ciao! Ragazzi, non perdete il prossimo episodio di Zolax perché sembra veramente un bellissimo gioco. Datemi anche dei consigli, dei suggerimenti su come andare avanti perché ancora non ho ingranato benissimo. Vabbè che la prima notte è stata semplicissima, quindi dalla seconda in poi penso che ci saranno nuove azioni da fare e nuovi mostri. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e condividetelo. Fatelo anche sulla pagina Facebook, sugli altri social di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale e per oggi è tutto, al prossimo video. Giocheremo a Hitball Euro 2016. Praticamente un gioco simile a quello che ho fatto l'altra volta, cioè con i pupazzetti con la testa grande. Ma questa volta il gioco è online. No. Vai adesso, gol!